Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Il trucco di oggi è un trucco che potete portare tutti i giorni ed è facile da riprodurre e vi mostrerò come realizzarlo in questo tutorial spiegandovelo passo dopo passo. Se non amate i make-up troppo elaborati con colori scuri, questa è la proposta che fa per voi. Vi mostrerò come un trucco semplice può trasformarvi totalmente. Adesso mi vedete senza trucco e all'interno di questo video mi trasformerò, visto che l'altra volta questa idea vi è piaciuta tantissimo. Io vi ringrazio per averla sostenuta e quindi oggi farò un video molto molto simile e poi passerò a un trucco dell'occhio molto molto semplice. Il bello del make up, e per questo che poi mi sono avvicinata al mondo del make up, è che riesce a mettere in evidenza quelli che sono i nostri punti di forza. Ad esempio, a me piace mettere in evidenza lo sguardo e come avete notato un po' in tutti i miei video, dopo che ho truccato gli occhi la differenza si vede, e come, anche perché lo sguardo è la prima cosa che ci colpisce quando guardiamo una persona. Poi ci sono persone che hanno delle labbra bellissime, quindi anche le labbra sono un altro punto di forza. Diciamo che nel mio caso non amo tantissimo puntare sulle labbra, perché quando parlo poi lo vedete che sono molto asimmetriche, quindi io preferisco puntare sullo sguardo e puntare meno sulle labbra. Un'altra cosa che può fare tantissimo la differenza è la pelle luminosa, la pelle uniforme. Detto questo, ragazze, vado a uniformare l'incarnato e comincio a nascondere questi brufoletti. Oggi utilizzerò la BB Cream, quindi la nuova BB Cream di Puro Bio. Ne ho parlato della BB Cream, ho parlato del fondotinta in un altro video e li ho provati, recensiti, testati. Vi lascio il link nelle schede. Nascondo le occhiaie, ne ho parlato in maniera approfondita in un altro video dove vi mostro come fare, un po' tutti, vi do tanti consigli e vi lascio il link naturalmente nelle schede. Procedo velocemente perché devo arrivare al trucco dell'occhio. Avendo anche la luna attorno agli occhi, purtroppo, devo dire, vado a uniformare anche tutto il contorno occhi con il correttore Cipria. Una cosa che devo fare sempre assolutamente è definire le sopracciglia. Direi che c'è già un bel cambiamento, basterebbe un po' di mascara e non so, anche un burro cacao, un gloss e potrei anche aver finito il mio trucco. Partiamo col primo ombretto, che è un colore opaco, panna, e lo applichiamo su tutta la palpebra, anche nell'angolo interno dell'occhio. Potete anche applicarlo col dito se volete fare presto, anche più intenso. Finisco però col pennello. Secondo colore, un color rapisca, sempre opaco. Ne prendo un po' con un piccolo pennellino e lo applico qui nell'angolo esterno dell'occhio. Il pesca potete applicarlo anche sotto. Oltretutto, se lo applicate sotto e avete le occhiaie, vi aiuta a nasconderle. Poi lo prendo con un pennello da sfumatura e lo applico nella piega della palpebra. Se avete un incarnato più scuro del mio, magari potrebbe essere simile a questo color pesca, e quindi questo colore potrebbe non vedersi. In quel caso dovete scegliere o un colore pesca un pochino più brillante oppure un colore pesca più intenso, più scuro. Il terzo colore è un marrone sempre opaco e lo applico soltanto qui nell'angolo esterno, appena appena appena, e sulla piega della palpebra.
piega, sopra la piega, riprendo il pennello da sfumatura che ho usato per il color pesca e sfumo. Con lo stesso pennellino riprendo un po' di marrone, insisto in questa zona e lo sfumo leggermente verso l'interno. Visto che è un trucco estremamente soft, potete finire questo trucco semplicemente con il mascara, ma io vorrei dare un po' più di definizione allo sguardo, soprattutto se avete gli occhi scuri e se vi sta bene la matita sul contorno occhi come bordatura, e utilizzerò questo mozzicone perché mi è rimasta veramente poca matita. Posso dire che è uno dei pochi prodotti che ho finito una matita marrone. Potete utilizzare anche una matita nera, ma essendo un trucco molto soft io preferisco il marrone. Facciamo una bordatura. Se volete approfondire il discorso della matita, ho fatto proprio dei video specifici su come applicare la matita e vi lascio il link nelle schede. Qui cerco sempre di fare una linea più sottile, qui invece faccio una linea più grossa per andare a nascondere la simmetria, che nel mio caso è abbastanza evidente, cioè questa palpebra è sicuramente più ampia, questa palpebra mobile è più ampia rispetto a questa. Per tutte le amanti dell'eyeliner potete finire questo trucco invece che con la matita con l'eyeliner marrone. Se invece vi piace l'effetto sfumato, con un pennellino potete andare leggermente a sfumare i bordi della vostra matita. Finisco il trucco con il mascara. Qui abbiamo una prevalenza di colori aranciati, quindi color pesca. Il blush, vi ricordo che deve comunque rimanere in armonia con il tutto, ma soprattutto col colore del rossetto. Evitate dei colori rosati, che in questo caso non si abbinano benissimo perché abbiamo tutte tonalità pesca e aranciate. Vado a ridurre un po' la mia asimmetria perché ho la bocca asimmetrica. Poi finisco il tutto oggi con un balsamo labbra e oggi utilizzerò i balsami labbra nuovissimi di Neve. Sono dei balsami labbra che mantengono le labbra molto molto morbide e sono leggermente colorati. In questo video vi ho fatto vedere come con un make up semplice, con dei colori naturali, si può comunque valorizzare lo sguardo, perché non a tutte le persone stanno bene i colori intensi, i colori scuri. Fatemi sapere nei commenti come vi piace di solito truccarvi, se vi piacciono i colori luminosi, soft, naturali, oppure i colori intensi, i make up colorati oppure i colori scuri. Io vi aspetto sabato prossimo ore 15. Buon make up a tutti, un bacio!